Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e oggi finalmente siamo su Ark e testiamo la nuovissimissimissima mappa Fjordur. Non vedevo l'ora, ero super curiosa e finalmente ora andiamo. Ovviamente, su richiesta di molti di voi, partiamo da zero, quindi nuovo personaggio. Allora, partiamo dal fatto che la nuova mappa è basata sulla mitologia norrena, più o meno. Ora voglio vedere le cacchiate che avranno fatto, però vabbè, non importa. Non pensiamo subito male. Quindi per cui io per il personaggio, allora tanto per cominciare vorrei fare una bella fusion tra Thor e Loki. Quindi avremo un Torchi, no non maiuscolo però, che non voglio che mi urli il nome in faccia al gioco. Un Torchi, molto bene. A livello di aspetto, io sinceramente non lo so, quindi vai casualizza. Oddio, cos'è sta cosa? Casualizza di no. Ma perché se metto casualizza mi crea dei mostri, delle creature dell'incubo? Oh, molto bene. Vabbè, facciamo che è tipo la fusion venuta male. Non so se avete presente Dragon Ball, quando le fusioni venivano male e uscivano fuori delle creature oscene. Questo è uguale. Usiamo questo. Dai, usiamo questo, non ho voglia di stripparmi troppo con questa cosa. Poi al massimo, tanto il primo episodio, lo sapete, è di pura esplorazione della mappa, quindi ci moriamo una quantità di volte che non ha senso, ci guardiamo un po' intorno, vediamo se riusciamo creature nuove e iniziamo a dare un'occhiata per la creazione di una nuova base. Quindi se eventualmente il personaggio vi scatena incubi o attacchi di epilessia, non lo so, qualsiasi cosa. Ma cos'è questa cosa? È un obbrobrio. Comunque dicevo, se il personaggio vi scatena incubi, lo cambiamo eventualmente, siamo sempre in tempo. Quindi fatemi sapere subito nei commenti, mi raccomando, prima che registri poi il secondo episodio, perché sennò poi non riparto da zero di nuovo. Però dai, Torchi, sì, sei tutti noi, possiamo farcela. Va bene, allora via, pronti partenza? Sì, allora intanto da dove partiamo? Sì, partiamo, facciamo in ordine le zone. Quindi moriamo e rinasciamo in varie zone diverse, come al solito. Dai, la sapete già qual è la pappardella, non ha senso che ve la rispieghi. Crea personaggio, io peraltro sto registrando con la finestra aperta perché non c'è caldo di più, cioè l'inferno non può attendere, l'inferno ormai è qui. Oh no, le musiche, mi ero dimenticata! No, no, ma iniziamo subito. No, Raptor. No, Raptor. L'ho visto. Fuggi. Fuggi, Torchi. Fuggi. Fuggi, Torchi. Fuggi più veloce che puoi. Mi sta già seguendo il Raptor. No, è laggiù. Dai, c'è andata bene. C'è andata bene. Aspetta. Fuggo. Sì, però io le musiche le avevo tolte. O questa musica iniziale non era tra le musiche toglibili. Ciao, stiamo fuggendo insieme. Sì, però non laggarmi così gioco. Ci sta ancora seguendo. Sì, lo stanno portando per di qua. Maledetti parasauri. Aspetta che cerco di aggirarlo e di salire da questa parte. Please, non uccidermi subito, please. Ma dai, guarda lì, non salite di... Dai, ma non salire di qua, para. Per cortesia, muori in silenzio e senza coinvolgere altra gente. E adesso ci esploriamo la mappa. Io peraltro sto registrando con la finestra aperta perché dicevo c'è l'inferno in terra e il ventilatore fa troppo casino. Non posso mettermi il ventilatore perché si sente in registrazione. Abbiamo già un livello, molto bene. Ma ti direi la salute. O il cibo o l'acqua in effetti. No dai, andiamo di salute, va. Yeah, possiamo imparare cose nuove. Ma io le sapevo. Ah giusto, non ho abbastanza in grammi. Allora, intanto, guardiamoci intorno. Allora, qui, cioè questo, no, è uno dei coni che scendono dal cielo e che mi danno cose, ma è bellissimo, c'è la runa disegnata sopra. Oh, ma è bellissimo. Sì, già mi piace, avete fatto un bel lavoro, così. Ah, ovviamente richiede livello 25, peccato. Peccato, sei bellissimo, sei molto molto bello. Allora, vediamo un po'. Intanto c'è quel simbolo in basso a destra, cos'è? O freddo e poi... Che cos'è quel simbolo? Mi devo informare. Cosa? Ho sentito verso di Raptor. No, ho sentito verso di Raptor! Mi hanno trovato! Non so come mi hanno trovato! Scappa, Martin!
Cheat Ritorno al futuro, per chi non l'avesse capito. Fuggi, fuggi, speriamo che la tartaruga li abbia distratti. Sì, sembra di sì. Torchi, cioè, non abbiamo molta fortuna. Questa è zona semplice, ci siamo trovati in mezzo al branco di Raptor immediately. Cioè, manco il tempo di respirare l'aria del posto. Vabbè. Comunque, allora, dicevamo, cos'è che ho raccolto? Solamente un po' di... Che cosa mi posso fare? Niente, mi serve pietra. Pietre, dove sono pietre? Mi servono pietre, mi serve cibo soprattutto. A breve avrò fame. Posso raccogliere qua? Non posso... Sì, posso raccogliere, ok. Lì cosa c'è? No, no, quelli sono cazzosetti. Aspetta, che quelli mi picchiano senza che io gli abbia fatto niente. Ciccio, mi raccogli l'erbetta? Grazie. Oh, mamma mia. No, 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 no. Ma perché ci sono tutte creature che mi vogliono male? Dai. Oh, bella la vista però da quassù. Ma se riuscissi a salire là in alto, guarda che figaggine! Se riuscissi a salire là in alto, avrei una bella visione della mappa, perché... No, ho fischiato, ma non volevo fare questo, come al solito. Perché ovviamente al momento abbiamo tanti punti di domanda, che è un po' più o meno l'espressione che ho io adesso. Vediamo se riusciamo a salire lassù senza... Vedo gente che cade. Ah, un canguro. Ok, signori, non voglio rotture di scatole, giuro, non voglio rompere l'anima a nessuno. Spero che la cosa sia reciproca. Dai Lillo, dai Torchi, dai Torchi. Mi piace il nome Torchi, però è facile da pronunciare, bellino. Cioè, non mi impappetto, non mi incasino troppo. Ma questo è Yggdrasil. Sì, sì, l'emozione ha fatto defecare Torchi, molto bene. Sempre nei momenti meno opportuni. No, 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 non ci cadere troppo, non ci cadere troppo. Dai, no, non ci riesco a salire da qua, che peccato, speravo. Speravo, fortemente speravo, ma no. E dicevo, questa è Yggdrasil, è l'albero della vita della mitologia norrena, dove tutti i mondi poggiano. Che meraviglia, ok, questa cosa mi piace molto, grazie. Grazie sviluppatori, questa ve la siete studiata abbastanza bene. Ci sarà modo tipo di raggiungerlo, ci porterà in altri mondi? Sì, ci abbiamo fame, aspetta che intanto ti faccio bere. E mangiare, guarda, no, le narcobacche magari no. Ci mangiamo queste e ci mangiamo queste. Poi, io fortemente vorrei pietre, quindi pietre, posso raccogliervi? Grazie. Così iniziamo a crearci qualcosina, giusto per... Cosa mi manca? Selce, per la selce aspetta che mi faccio piccone e mo arrivo, Oh, che bello ricominciare da zero senza aver paura di, fondamentalmente di niente, perché al momento l'obiettivo è semplicemente morire ed esplorare le varie zone della mappa, quindi se anche mi ammazzano, ovviamente spero non subito perché vorrei comunque un minimo guardarmi intorno, un minimo. Ci abbiamo fame, sì Lillo, lo so, aspetta, vediamo se queste cose mi danno baccucce, sì. Ah, mi danno anche seta, carine. Ora vedrai che tolgo un altro cespuglio e mi spunta il raptor che mi mangia la faccia. Mangia tutto, Torchi, mangia che devi crescere. Ah, guarda, già che ci siamo, ci prepariamo due vestitini. È vero, perché serve la fibra per i primi vestiti. Da quant'è che non ricominciamo da capo? Mi sembra un'eternità. Mi sembra veramente un'eternità. In realtà non è da tantissimo, no? Cioè, nel senso, ci siamo... Siamo ripartiti da poco, cos'era? No, sullo Styland no. Su Crystal? Eh no, allora è tanto, è tanto. Io ho la concezione del tempo che scorre, Allora, Torchino mio bello, mamma mia quanto sei brutto. Là, là, guarda com'è stiloso. Sembra un bodybuilder. Allora, vediamo un pochino di farci... Colpisci? Ah, ma perché è così lento Torchi? Cioè vabbè, nel senso lo si guarda e lo si capisce perché è così lento, però... Però comunque, perché è così lento? Vai, magliettina. Le scarpine non riusciamo a farcele? Cosa serve per... Ah, serve pelle per le scarpine. Io però le scarpine le vorrei. C'è qualche creatura da poter uccidere? Così al volo? No. No, guarda che bellissimo! Bellissimo. Io voglio arrivare lassù.
voglio fortemente, fortemente, voglio arrivare lassù. No, qua c'è la cascata, aspetta, non facciamoci trascinare via dall'acqua. Aiuto, aiuto, ok. Aspetta che ho visto roba luminosa. Dove, dove, dove? L'ho vista qui. L'ho vista lì, eccola lì, eccola lì, eccola lì. Cosa mi sei, cosa mi sei? Ciao. Una runa. Posso interagire? Ciao, sì. Livello di 2, uno di 200? E dopo? Ok, allora, come sempre, come al solito, io non è che mi sia informata particolarmente, nel senso, ho visto c'è la mappa basata sulla mitologia norrena, tutto bello, tutto figo, abbiamo, prima o poi avremo il martello di Thor, ci sono le creature norrene, mistiche e quant'altro, però non mi sono andata a leggere troppi dettagli per più di un motivo. Uno, non avevo tempo, che è la cosa fondamentale. E due, come sempre, a me piace comunque andare un pochino all'avventura, cioè non è che mi piace leggermi il libretto di istruzioni ogni volta che parto su un nuovo gioco, su una mappa, eccetera. E voi direte, sì, però almeno il minimo indispensabile, ci avete ragione, forse avrei dovuto informarmi un minimo. Aquila, Aquila! No, dai, fammi salire, please, please! No, niente, mi sa che ci rinuncio a salire lassù. No, 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 ci moriamo così, dai. No, 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 no. Aspetta, che qua ci moriamo male cadendo e non è il caso, non mi sembra proprio il caso. Cioè, è veramente sciocco morire in questo modo. Ok. I vicini sono deliziati dalle mie urla, presumo. Riusciamo a scendere un po' di qua? Sì. Lo so che non dovrei correre perché consumo un botto di stamina e dovrei conservarla per quando qualcosa ci rincorrerà. Vedo roba alfa, vedo roba alfa. No, no, lo sapevo. No, vedo altra roba lì che sbrilluccica cattiva. Lo so già, lo so già. Aspetta, 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 qui c'è cose, qui ci sono cose. Sì, così, sì, aspetta. No, ce n'era un altro, ce n'era un altro. Se non ci muoio prima, dammi tutto, dammi tutto. Molto bene, molto bene. Ok, ora via, cosa c'hai? Fame? Sì, ora ti do un po' di pappa. Però aspetta, allontaniamoci da qui che ho visto gente molto brutta, molto cattiva, molto arrabbiata con la vita. Sì, sì, pappa, pappa, Lillo. Ora ci facciamo anche un po' di carnina. Appena trovo un dodo da uccidere, non sarebbe male. Però guarda che abbiamo già un arco. Ridendo e scherzando. Aspetta, vedo roba lì, lumino. Cos'è quella roba rossa laggiù? Oddio, cos'è? Aspetta. Andiamo nell'occhio, No, 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 ho appena detto. Non andiamo nell'occhio, non andiamo nell'occhio. Arrivano le zanzare, sei stato avvelenato, grazie. Grazie. Ho appena detto non andiamo nell'occhio. Cos'è quella creatura dell'incubo? Ah no, sono le creature della mod di Crystal. No, sono i Deinonychus. No, 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 non puoi avere fame adesso. No, no, mi rifiuto. Mi rifiuto, ti faccio suicidare. Ho visto una bestia grande, che cos'era? Caglia! Ciao Deinonychus. È stato un piacere fare di nuovo la tua conoscenza. Va bene. Round 1 terminato. 1-0 per Ark contro Torchi. Vai, rinasci, rinasci qui. Ah, ma ogni volta che rinasciamo c'è musichetta, ok. Tuts, 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 paraparaputz, ok. Tan tan tan. Cos'è? Cos'è? Qui dei vichinghi hanno naufragato malamente. Ma davvero? Ma che cosa bellissima! No, vabbè, ci sono tutti i resti. Ma io posso interagire? No, ah, no, è vero, ho perso tutto. Posso? Sì. Posso interagire prendendo a pugni le cose, come è giusto che sia. Ah, questa è proprio sparita. Ho ottenuto una lancia, c'era dentro una lancia. Bene, armiamoci subito. Metallo, che però al momento me ne faccio ben poco, lo sai. Guarda qui! Ma aspetta, c'erano altre casse però. Io voglio vedere se le casse mi danno qualcos'altro di carino. Mi sembra di essere un po' in Crash Bandicoot con le casse che mi danno cose. Qui cosa mi hai dato? Un piccone di metallo. Ma ci sono cose fighissime qui. Sì, ma io adesso non ho voglia di morirci se mi danno tutte ste cose fighe, dai. Non voglio perdermele. Sono gratis. Aia. Cioè, guarda, c'è tutto, c'è tutto. C'ho l'accetta, la lancia, il piccone di metallo, tutto. Un fucile e proiettili? No? Sembra brutto? Chiedere troppo? Chiedere troppo? Ho visto una cosa brutta coi denti che si muoveva laggiù.
Lo sento che urla, è un Utirannus, è uno Utirannus, me ne vado, scusi, scusi, non volevo, sono nel suo territorio, non sapevo, non avevo capito, c'è un carno che è caduto dal cielo, perché? Perché i carno devono cadere dal cielo? Perché? Io non ho posto dove ripararmi, andrò in acqua dove verrò ucciso malamente perché ci sono i piragna. Ci sono i piragna? No, non ci sono i piragna. Però cosa ho ottenuto? Un'altra accetta. Aspetta, il carno non si è accorto di me. Lo Utirannus forse sì. Aspetta, vedo rosa laggiù, cos'è? È un piragna? No. Ci sono piragna? Probabilmente sì, ma non voglio restare qua a scoprirlo. Sì, ma c'è lo Utirannus là dietro, mi blocca qualsiasi uscita. E poi c'è il carno che è caduto dall'alto, cioè... No, si sta avvicinando ed è arrabbiatissimo, arrabbiatissimo con l'esistenza. No! No! Sta venendo per di qua! Non c'entro niente! Io non c'entro niente, non c'entro nulla. Guarda lì, carno contro non so cosa, si stanno pestando tutti malamente, io me ne sto a distanza. Sì, ma di qua non posso salire da nessuna parte, vero? Torchi, non ce la fai, no? Fammi vedere, oh, dai. Ah, per ora ci va bene che non ci sono squali, non vorrei dirlo troppo forte. Si è allontanati, sì, aspetta, aspetta che sono allontanati. Forse riesco a farmi un giretto in sta zona, perché no, cioè, ho trovato un sacco di cose fighissime. Essere subito ammazzati dallo Utirannus è veramente burda come cosa. Si sono allontanati, più o meno, sono sempre là. Ma di qua c'è un passaggio, c'è una grotta, mi è sembrato di vedere... Forse, no, no, mi sono malamente illusa. Fortemente illusa. Non sei stanco, ah, sei stanco, sì. Ho letto non sei stanco, ma sono stanco. Sì, allora ascolta, io mi armo di questa misera lancia di metallo, che per carità è di metallo, ma... sì, lo so che hai fame, Lillo, ma non possiamo adesso, anzi, invece forse possiamo, aspetta, perché in effetti di qua, comunque, ho visto che non mi notano moltissimo, se io riuscissi a prendere un pesciotto, potremmo farci papina. Se non ci moriamo prima, pesciotto, ciao pesciotto. Ho ottenuto pesce crudo, molto bene. Ora, molto rapidamente. Sì, lo so, non mi morire così, ti prego, non mi morire di fame. Non facciamo questa carognata, per cortesia. Allora, distruggiamo un po' di cose, tanto per cominciare. Questo è tutto distruttibile, sì, molto bene. Dammi legna, dammi pietre. Ti prego. Cosa mi manca? Altra pietra. Non mi morire così, Torchi, non mi morire così. Ho capito, calmati però, Crippio. Là, 2 minuti, aspetta poco, dai, 2 minuti, non ti chiedo l'eternità di sempre. Abbiamo una balestra, no, adesso non voglio morire però, no. Ho trovato troppe cose fighe, non possiamo morire qui, dai. Cuociti. Dai che ci stiamo morendo male. Non voglio andare a prendere bacche. Là c'è il carno, non voglio andare a prendere bacche, please. Grazie. Ah, ok. Piccolo aperitivino, ok. Allora, vediamo di fare un po' di rifornimenti qua. L'esplorazione a questo punto sarà lunga e faticosa. Io non voglio perdere tutto, dai, lo so già che tanto ci perdo tutto sicuro. Pesciolino, ciao. Ok, un po' di pappina, ce l'abbiamo. Vedo roba, ah no, il mio fuoco, ok. Stavo dicendo, vedo roba rossa luminosa, oh mio Dio, cos'è? Ah no, il mio fuoco, molto bene. Cioè, siamo in grado di terrorizzarci da soli. Lo so che vorresti una bella bistecca tu. Però per ora accontentiamoci. Guarda, mettiamoci anche la scelta primitiva, aspetta. Ecco, cioè primitiva, la scelta più figa, un pochino più da vichingo, giusto? Fa vedere se sei più vichingo. Sì, dai, mi sei un po' più vichingo così, molto bene. Ah, non ho visto il colore dei capelli, avrei dovuto farlo biondo forse, perché nel senso viking, quindi... Però vabbè, non importa. Io questo posso veramente distruggerlo tutto? Ah no, ok, questo è decorativo. Perfetto. Però tutto il resto... Questa è chiusa, c'è qualcosa di figo dentro. Carne! C'è carne! No, vabbè, ma io non ci credo, ma è bellissima sta roba.
che troviamo tutte queste cose. Allora, questa è distrutta e mi darà metallo e legna. Però molto bene. Allora, quindi, quando troviamo questi resti, abbiamo comunque delle scorte a disposizione. Possiamo effettivamente saccheggiare i relitti. Come i veri vichinghi, cioè, nel senso, siamo i pirati dei mari. Siamo sulla terraferma, per ora. Per ora. Però, dando un'occhiata alla mappa, mi faccio vedere... No, mare ce n'è veramente poco. Perché? Perché i vichinghi erano navigatori? Perché mi avete messo così poca terra? Perché? Vabbè, comunque. Quindi diventeremo navigatori, ci faremo una super mega zattera prima o poi. Però adesso bistecca. Mangia tutto, riempiti il pancino Lillo. Qui è finito, fa vedere. No. Però ascolta, io un po' di scortine ce l'ho. Io direi che proviamo ad addentrarci e andare in esplorazione. No, là ci sono i carno, però vai di vita, vai di peso, vai di velocità di movimento. Allora, lo so che è freddissimo, ma al momento non ci possiamo vestire perché non vedo cespugli qua in zona. Allora, cerchiamo di... Ah sì, aspetta, forse questi li posso raccogliere, fa vedere. No, sembrerebbe di no. Sono sommersi dalla neve e non li posso raccogliere. Questa erbetta no. Dannazione. Vorrei un vestitino. No, non pietre, io vorrei un vestitino. L'Aicarno, dove sarà lo Yutiranus? Aspetta, là vedo una coda, è laggiù. Sì, ma mi bloccano il passaggio. Io come arrivo da qualche parte, da qui? Non posso. Cioè, non me ne posso più andare, sono relegato. No, no, ho visto venirmi incontro qualcosa. Non so cos'è, ma non voglio fare la sua conoscenza. No. Sali, sali Lillo, sali. No, 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 ho già visto bestie brutte. No, 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 dai, 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 dai. Dai, è un cinghiale maledetto, è un cinghiale maledetto. Io ho trovato tante cose fighe, non mi può uccidere il cinghiale, dai. Ah, meno male, ha paura dell'acqua, molto bene. Ah, davvero? O forse c'è qualcosa in acqua che lo spaventa? Vabbè, comunque si è rassegnato, non mi sta seguendo. Ma fammi dare un'occhiatina, piragna. Vedo delfini laggiù. Dovrebbe significare che non ci sono... C'è la manta, ovvio, ovvio, ovvio. Mi ero dimenticato di quanto fosse... terribile ricominciare da zero perché hai paura anche dell'aria che respiri. Perché anche quella può ucciderti su Ark. E non lo sto dicendo per modo di dire. Che in effetti su Aberration, in alcune zone, e anche su... Dov'era? Su Genesis? Non su Genesis. Su Extinction. L'aria che respiri in alcune zone effettivamente ti uccide. Stiamo morendo congelati. Che tristitudine. No, guarda, piuttosto mi faccio mangiare dal carno. Non voglio fargli fare sta fine. Questo che cavolo sta facendo? Che è mezz'ora che gira intorno così? Cosa c'è lassù da guardare? Che versi fai? Cosa c'hai? Ciao? Oi, Lillo. Ecco, sì, però... cosa sta guardando? Vabbè. Vabbè, per morire di fame e di freddo, a sto punto mi faccio mangiare da un carno. Ah, non ho stamina, non ho stamina. Ti prego, rivivisci, ti prego, non morirci così. Almeno moriamo con la pancia piena. Dai, dai, aspetta. Ok. No, carno. Quello è un carno. Sì, è un carno, è un maledetto carno. Ah, cribbio cacchio. Ah, mi ha visto. No. Suicidati piuttosto. Non farti prendere vivo, non ci avranno mai vivo! No! Non è giusto, avevamo trovato tutte quelle cose fighissime. Vabbè, dai, ne troveremo altre. Non disperiamo. Proviamo su Vanalland Nord. Zona easy, sì. Allora, mi fa ridere quando mettono zona easy. Ma ho cliccato? Sì, è solo lento il gioco, okay. Ma, vabbè, aspetta. Vabbè, allora, la musichetta la lasciamo ogni volta. Aquile, buongiorno, salve, sì. Non ci moriremo in 5 secondi qua, no, figurati. Tra aquile e freddo, cosa potrebbe andare male, voglio dire. Tu fai io cosa devo fare? Stiamo già morendo. Fammi almeno dare un
un'occhiata al paesaggio. Mare, ghiaccio, neve, morte. Ok, bene, ora puoi morire. Vai, Torchi. Morici pure quando vuoi. Grotta! Grotta! No, c'è una grotta. Voglio andare a esplorare la grotta prima di morire. Please, please, please. Non ci arriverò mai. No, ma non è una grotta. No, mi illudo. Io ogni volta mi illudo di vedere grotte, ma no. Non ci sono realmente grotte. Mi sto squagliando. Dai, caldo, sto morendo. Allora, nord. Molliamola. Andiamo da quest'altra parte. East. Dicevo, mi fa molto ridere quando mettono easy, perché non esiste una zona realmente easy su Ark, soprattutto quando inizi, cioè non mettetelo, mettete, magari ci metti 2 minuti in più a morire rispetto al solito, ma non scrivetemi easy, mi sembra presa in giro, mi sento fortemente presa in giro. Gioco, dai, sono morto, lo so, togli il messaggio, ora di nuovo la musichetta, l'ho appena sentita, però va bene. No, niente, non sta andando, gioco. Questa parte della mappa non ci posso andare? Non capisco. Ambra non capisce. Ok. Bellissima la canzoncina. Cosa c'è là in acqua che si muove? Cosa vedono i miei occhi? Cosa siete? Cosa sono? Microraptor? Non capisco. Sono micro... Cosa sono? Sembrano delle galline. Scusami. Tanto morto per morto. Penso siano microraptor, insomma uno squaletto. Sì, sì, sono decisamente microraptor, quindi io decisamente me ne vado. Ah, questa è una specie di foresta di Redwood. Quindi ci muoio tipo ora? No. No. Ciao Ptero. Sarebbe bello poter già averti. No, no, ma perché? Ma... Qualsiasi forma di vita mi odia. Guarda che bellissimi alberi rosa. Oh, c'è il ponticello. Oh. Mi stanno ancora seguendo le libellule? Sì, le libellule, gli insetti, quello che sono. Va bene, tanto come abbiamo già detto, questa fase è prevalentemente esplorativa. Sapevo che sarei morta tipo 30 miliardi di volte. E in maniera orrende e brutali. Però, cosa sei? Un orso? Un orso? Ciao orsino, aspetta, andiamo in giù. Noi andiamo in giù, guarda, mi sto facendo i fatti miei. Proprio ti ignoro, non ti vedo. Se io non ti vedo, tu non ci sei. Davvero c'è un terror bird? C'è un terror bird. Corri torchi su quelle sgambette sminchie. Sgambette soprattutto, sgambetta su quelle sgambette sminchie. Cosa, chi sei? Perché mi vuoi male? Da un terror bird siamo stati 131, vabbè, dai, ok. Va bene. Ma le zone sono solo queste, cioè Vardiland, Vannaland e Balaim, no, come si legge? Non lo so, l'ultimo con la B, Bal, andiamo a Bal. Vanalland, proviamo ancora Vanalland. Comunque piccolina sta mappa, mi aspettavo una cosa un pochino più grande, però vabbè, non vuol dire che... Cioè, non vuol dire che no, non sarà bellissima l'esplorazione. Per ora ci sono solo morto, ho visto veramente poco. Però in effetti mi sembra tutto molto simile. No, vabbè, aspetta, scusa. Beh, ora piragna, squali, io non vedo niente, non importa. Però voglio andare su questo isolotto. Voglio questo isolotto tutto per me. Non si vede una cippa lippa di niente. Facciamo un po' di piazza pulita qui. Come al solito, fiorellini nuovi, colori nuovi, ma sempre la stessa roba ti danno. No, ci sono le moschine, dai, moschiti maledetti. Niente, torno indietro. No, volevo, ma niente. Se no mi ammazzano subito, scusate, no? Volevo un attimo capire se potevo iniziare a costruirmi una base sull'isolotto, ma... Oddio, ah no, non ho la lancia. Stavo pensando, no, c'ho la lancia di metallo. No, non ce l'ho. Ce l'ha presa il Carno. Cioè, è nello stomaco del Carno la mia lancia di metallo in questo momento. Fammi vedere, quindi noi esattamente dove siamo? Qui. Ecco. Ok, siamo qui. Seguo il fiume. Come in tutte i migliori sto... Cos'è? Raptor? Dodo! Dodo, tu sei un dodo. Sei un dodo con un cappellino. Perché c'è il party dodo? Ah, è l'evento estivo.
Sarà l'evento estivo. Ciao Partidodo. Ciao Partidodo, scusami. Sempre così brutale la ricerca di cibo su Ark. E quanto ci mette a morire? Ah, un 87, potevo puntare. Vabbè, dai, ti lascio vivere, te lo meriti. È troppo resistente. Tanto noi a breve ci moriremo. Ora proviamo a farci un vestitino, ma dubito che questo ci riparerà dal gelo della notte. Potremmo anche farci un fuocherello. Ovviamente non è cambiato nulla. Cioè, stiamo sempre morendo congelati. E inoltre si sta facendo notte, quindi io comunque di sta zona non vedrò una cippa. Ho sentito bestie brutte, sì, lo so. Sentito rumori. Ah, dai, un po' di luce qua. Che non siamo più nel folto della foresta. Vorrei vedere qualche creaturina nuova, però. Ma è il riflesso del sole che la fa diventare gialla, vero? Là c'è un Rex, sì. Che lotta contro uno stego. E vince contro uno stego. Che bella cascatina qui. Oddio, no! Stavo per finire in bocca a uno squalo. Mi volevo buttare giù di sotto, ma gli finivo proprio in bocca. No. Cioè, nel senso, ci sono modi più onorevoli di morire. Bellina, dai. Sì, lo so, stiamo morendo. Torchi, porta pazienza. Tanto non è che... No! No, ci sono caduta per davvero. Pensavo che fossimo in acqua. Non pensavo di essere così vicino alla cascata. Vabbè. Aspettiamo di morire qua dietro la cascata. O mi faccio mangiare dallo squalo, che dice almeno diamo un po' di pappa a una creatura. Non lo so se farmi mangiare. Ciao squalo. Vabbè, tanto ci moriamo lo stesso, dai. Che cambia. Livello, cos'è? Cos'è? Ah, un trilobite, non vedo niente. Ciao squalo. Ciao. Ah, no, mi dispiace, non ho fatto in tempo a uccidermi, sono morta io per i fatti miei. Dai, dai, ci mancano due zone e poi basta, poi mi voglio creare una casa, una base, un qualcosa dove potermi rifugiare almeno la notte. No, guarda l'obelisco laggiù. Che carino che è. Ha questi piccoli dettagli, così come tipo la nave arenata, cioè i resti di una nave arenata, di un naufragio, sono molto carini. Li apprezzo molto, mi piacciono, danno quel tocco in più al gioco. Però la mappa, sarà che mi sembra molto molto simile a tante altre zone già viste, cose già fatte. Però è presto per parlare, magari ci sorprenderà con incredibili colpi di scena. Cioè, io sto qua adesso a denigrarla. Però rendiamoci conto che, cioè, o mi fai una cosa totalmente diversa, vedi Aberration, vedi Extinction, e allora dici vabbè, cioè tutta la novità ha senso. Però è anche vero che ci lamentiamo, è gratis, chi si lamenta? In effetti. A tal proposito, per chi non lo sapesse, non l'avesse visto, c'è Ark gratis su Steam in questi giorni, fino al 19? Mi sembra fino al 19, non sono sicura, di giugno. C'è Ark gratis e le mappe a pagamento sono in super super offerta, mi sembra tipo 5 euro l'una. Quindi con una trentina di euro, 25, forse vi portate a casa tutto, cioè tutto Ark con tutte le mappe, anche quelle a pagamento. Che non è male, non è male, considerato che all'inizio Ark quant'è che costava? 60 euro? Che non so pochi, non so pochi. Non ci vedo una cipa. E voi direte, fatti una torcia. C'hai ragione. Ci possiamo fare una torcia, una torcina. No, ma tanto ci stiamo morendo di freddo, dai, non ha molto senso farsi la torcia. Cosa? Ciao. Tu mi sei un Oviraptor, quindi non dovresti rompermi l'anima. Oh, dai, moriamo guardando il cielo stellato, la luna piena che viene accolta lentamente dalle nuvole. Wow, che morte poetica. 3, 2, 1. Ci speravo che morisse proprio al momento in cui dicevo uno. Non ci credevo, ma ci speravo. Bellina, vedi, bellina come sta disegnando la mappa. Cioè, rispetto alle altre mappe di Ark, non lo so, mi sembra più un disegno... Non so, carino. È diverso, no? Dagli altri. Sì, le mappe su Ark di solito non sono così belline.
Cioè, mi disegnano anche gli alberelli, voglio dire, le montagnucce così belline. Molto bene, e zona brutta brutta. Ah, questo isolotto è la zona infernale, ok. Quindi andiamo nella zona brutta brutta, che è più brutta, ma più brutta non si può. Molto bene. Quando vuoi gioco, tranquillo, no, non ti preoccupare. Ho tutto il giorno e... ho già sentito suoni brutti. Ciao, ciao, ciao ragno, ciao ragno, ciao ragno. No, 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 no. No, 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 ragno. Dai, ragno, ma... Va bene che è zona brutta, però un po' troppo brutta. Già morire così proprio appena spawnati mi sembra tristissimo. Beh, c'era già successo su Crystal, mi sembra. Ah, pure da una mantide. Cioè, non bastava il ragno, mi ha attaccato pure la mantide. Cos'è questo disegnino che è comparso? Sull'isola dove siamo appena morti, spawnati e morti in 0 secondi. È un mostro, un drago, carino. Ascolta, io ci riprovo. Voglio un attimo rinascere qui, vorrei vederla col sole, sta zona così brutta. Un po' di luce, sta sorgendo il sole. Vedo aquile. E loro vedono me, presumo. Là c'è luce. Voglio... Cos'è questa fonte di luce? Oddio, cos'è? Lava. Presumo lava. Cos'è sta cosa? Sì, sento ribollire della lava. Qui c'è caldo, Ginetto, non puoi morirci di freddo. Mamma mia! Bellina! Molto bellina, è semi-solidificata. Non è come la solita lava di Ark. Carina. Possiamo fare la scena di Terminator? No, ma... Perché sei morto? Perché... Cos'è successo? Non ho capito. No, 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 rinasci in zona... No, perché? Non ho capito perché sono morto, non è giusto. Ma scusami, ma non sono entrata nella lava, c'era il ponticello. O è un fake quel ponticello, mi prende in giro, in realtà non ci posso passare sopra. Poi rinasci in zona casuale, più o meno nella stessa zona, mi ha fatto nascere, vabbè. Speravo di vedere un po' di più di quest'aria maledetta. Soprattutto notte, quanto duri? Perché duri così tanto? Ciao Aquila, io non ti vedo, tu non mi vedi. E va bene, ok, quindi di là non posso passare, direi, così. C'è ancora la luce infinita del mio cadavere che ascende al Valhalla. No, non ce lo meritiamo il Valhalla per ora. Il Valhalla è tipo il paradiso dei guerrieri nella mitologia norrena. Cioè, tipo, i più valorosi andavano, raggiungevano il Valhalla, una cosa del genere. Scusa, cadavere? Dov'è il mio cadavere? Lo posso recuperare così per puro divertimento, non per altro. Non c'era un ponte... Ah no, ma forse non c'era un ponte. Io mi sono davvero suicidata. È un'illusione ottica del gioco, maledetto. Perché se io mi metto per di qua, il ponte non c'è, mi sa. No, c'è il ponte. Vedi che c'è un ponte di roccia lì. Vabbè, mi sento molto presa in giro, come accade sempre su Ark. Ho visto una sagoma inquietante. No, era sempre un'aquila. E però io non ci vedo una cipolippa, da dove passo? Cos'è? Ah no, un magmasauro. Io volevo vedere qualche creaturina nuova, ora mi devo informare su dove le troviamo, così andiamo a dare un'occhiata con la consapevolezza di morirci, non è che voglio andare a fare chissà che cosa. Io sto andando veramente alla cieca, cioè non vedo veramente una cippa. Sento dei versi stranissimi. No, ma forse è il suono della lava che ribolle. Focherellino, ce l'abbiamo, facciamoci poca poca luce. Oh, molto bene, cosa possiamo vedere da qui? Niente, la luce del mio cadavere, ottimo. No, vabbè, dai, si sta facendo lentamente giorno, sta un po' schiarendo, inizio a vedere qualcosina. Sono rovi, posso prendere... No, non posso prendere niente, ok. Posso uccidere qualcosa, almeno in acqua? Ci sarà qualche pesciolino? Si vede una cippa, ma proprio niente di niente. No, speravo di poter prendere qualche... magmasauro. Che brutto posto che ho scelto per farmi fuoco. Guarda che landa desolata. Ah, aiuto. Non vedo niente, non vedo niente. Fatemi salire più in alto. Fatemi salire... No, 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 troppo in alto.
Bellino. No, ok, dai. No, i paesaggi sono bellini, mi piacciono. Non sono tanto dissimili da quello che solitamente incontriamo su Ark, però un po' sì. Cioè, mi sembra di vedere. Non lo so, mi sembra più carino. Beh, c'è il solito vulcano che sta eruttando. Sta eruttando. I soliti alberi un po' sminchi. Lì vedo vapore, cos'è? Un geyser? Un cosa? Acqua? No. Aspetta, guarda che c'è uno zainetto, chi l'ha dimenticato? Mi piglio tutto, così. Ma armati di lancia in questa terra dimenticata da Dio, sicuramente andrà tutto bene. Guarda la cascata di lava laggiù, che carina che è. Anche lì un'altra cascata, pieno di cascate di lava qui. Ma io mi chiedo, se io mi butto tipo qua sopra, che succede? Aspetta, runa! Cos'è questa? È acqua. Cioè, nel senso, non è che tipo muoio, faccio il giro. Non so, è tutta nera quest'acqua, un po' inquietante. Non so se è un trucco per. Ah no, tranquillo, puoi berla, puoi entrare, non ti preoccupare, tutto bene. E poi, morto. Ciao, Runa. Cioè, quando troviamo la runa mi dà molti livelli in più. Ok. E siamo già a livello 21, quindi secondo me ci possiamo già sbloccare un bel po' di cose. Io non ho più sbloccato niente, però. Però, sì. No, non ci morire adesso. Non ci morire adesso. Fammi finire un po' di esplorazione. Oh, guarda che ci sono. No, vedi? Vedi che mi stava imbrogliando. Guarda là cos'è. Cos'è? È catrame, tipo. Posso fare un tuffo nel catrame? Dai, voglio fare un tuffo nel catrame in questa vasca. Guarda che c'è la vasca proprio. C'è la vasca da bagno di catrame. Voglio farlo. Non è successo niente. Ah. Non posso berla, ovviamente. No, lo posso bere, ma. Ma che schifo! L'ho bevuta! Ma è catrame per davvero? O forse questa è acqua e quello è catrame? A me queste sembrano tante piscinette di catrame. Scusa, ma. Se io entro qui. Ah, niente, ci facciamo i bagni termali. Carinissimo! Cioè, davvero non sto morendo? E davvero vedo anche qualcosa qua sotto. Ma che cos'è? Puh! Ah, però siamo belli puliti quando usciamo, vedi? Non ci incatramiamo. Incatramiamo. Bellina sta zona. Vedi, c'hai i bagni termali, ci sono tutte le vaschette. Carino! No, ma quasi quasi. Ma sei una zona del genere piena di fiomia. Cioè, secondo me è carinissimo con tutta l'acqua che bollisce. Che bollisce. Proprio avevo ragione a pensare che questa non è acqua normale. Non è acqua e basta. Che schifo. Oh, guarda, che schifo. Allora. Bellissimo. Diamo un'occhiata al panorama perché a breve moriremo tantissimo. E beh, no, guarda che figata. Rifacciamolo, dai, rifacciamolo, ti prego, ti prego. No, ora ci moriamo. No. Ma è bellissima questa cosa che ci andiamo sopra e ci spara per aria, non la sapevo. No, voglio rinascere qui. L'ultima volta, l'ultima, voglio di nuovo fare il saltone con i guide, dai. No, no! Ma che zona del Menga! Ma che brutto momento per spawnare! No, 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 no! No, 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 ti ho visto la tua coda, ho visto lo schifo. No, no, vi ho visto, siete tutte bestie brutte, via da me, lontane. Vedetevela tra di voi, io non c'entro niente. E qua un dino si è fatto il bagnetto, ma non gli è andata molto bene, mi sa. Si è rilassato un po' troppo. Cioè, siamo spawnati in mezzo a una battaglia tra un Tex-Tego e scorpioni, ma non mi sembra per niente corretto. Oh no, lì c'è. Quello è un giga. Quello è un giga, non è un Rex. Ho visto un Rex di là, ma quello che è passato di là era un giga. Molto bene, dov'è un geyser? Guarda là che c'è un Rex Tech, che bello che è. Dicevo, voglio di nuovo fare il salto con il coso laggiù. Quindi, perché stavolta sarò preparata. No, nel momento in cui mi ha sparato per aria c'è stato un momento di silenzio perché giuro, non ho capito cosa stesse succedendo. Cioè, non mi sono neanche spaventata, ho solo detto ok, vabbè, già lo accetto passivamente. Però io vorrei essere lanciata per a schifo. Però
per aria e con la consapevolezza che farò questo saltone in modo da potermi guardare ben bene intorno. Dove l'ho visto il geyser? Ti ho visto l'aria che spuntava fuori. Laggiù, che mi sembra che sia quello di prima peraltro. Sì, perché c'è il nostro cadaverino là a fianco. Che poi scusa, se io riuscissi in caduta libera a ricentrare il geyser, cosa succede? No, non penso di potercela fare, però se dovessi riuscirci, cioè, continuo a fare su e giù all'infinito. Oh no, magma, aspetta. Whee! Oh, figa. Molto bella vista dall'alto. Addio, mondo crudele! Riesco a beccare il geyser? No. Ciao. Va bene, ok. Molto bellissimo. Ok, non l'avevo mai fatta questa cosa, mi sembra, di saltare nelle cose. Ok. Comunque, qua la mappa si sta disegnando man mano sempre di più. Allora, dove potremmo cominciare a farci seriamente una base? Allora, intanto che ore sono nel mondo reale? 11. Ancora qualche minuto ce l'ho, quindi dove potremmo farci una base? Ovviamente zona easy, tra virgolette, voi non lo vedete ma io con le dita sto facendo tante virgolette quando dico easy. Potremmo andare qui, ma io andrei a sud. Era qui che avevamo trovato i resti vichinghi, giusto? Io proverei qua, dai. Che se mi trovo un altro, come si dice... degli altri relitti, magari riusciamo a costruirci una base anche un po' più velocemente. Sì, buongiorno, dove siamo? Non siamo dove sono i relitti per adesso, peccato. Speravo che mi spawnasse di nuovo in una zona con qualcosa. Però, allora, qui abbiamo acqua, abbiamo tante rocce da poter distruggere, di cui, se non sbaglio, queste sott'acqua potrebbero darmi metallo. No, queste forse no. Mi ricordo che c'era una tipologia di roccia tondina che dava anche un po' di metallo, forse queste sì, non lo so, vedremo. Però qua vedo tante rocce, cioè l'acqua mi sembra abbastanza riparata come zona. Vediamo se dietro la cascata scopriamo meraviglie, ma mi sembra di no, temo che ci sia solo roccia qua dietro, infatti. No, aspetta, sì. Oh... però potrebbe essere un ottimo nascondiglio qua. Cioè, nel senso, se ci attaccano io mi metto qua dietro e niente, sono in trappola. Mi ricordo una scena di Jurassic Park, non mi ricordo se è il 2 o il 3. Forse è il 2. Che si nascondono dietro la cascata e si vede il testone del Rex che arriva e si magna tutti. Allora, un po' di legna c'è. Ci sono i gabbiani malefici però. Ci sono i cacchio di gabbiani malefici. Giretto veloce, ma presumo che la base, sì, una base quantomeno iniziale potremmo farcela qui. Abbiamo pesce, giusto? Ce n'è pesci qua da poter mangiare. Pescioni, vedo pescioni. Sì, no, ci sono pesci, benissimo. Quindi un minimo di sopravvivenza. Avrei preferito un po' di dodo però, perché là, che tu chiedi e ti sarà dato. Ciao piccolo dodo, ciao piccolo inutile dodo. Quanto sei? Livello 83, sempre livelli altissimi, vero? Così ci metto 30 anni a ucciderti. Là guarda dodo, sì? Sì, mi sa che ci facciamo base qui. Allora, vediamo un punto un po' strategico. Poi sarà la base iniziale, cioè adesso mi faccio una roba di legna, paglia, cioè molto easy peasy. E poi qualcosa di un pochino più decente. Là c'è anche un triceratopo, molto bene. Possiamo iniziare a catturare già qualcosa. Che è già qualcosa. C'è un bel bronto. Ci sono i para. No, perché tu scappi? Ah, perché c'è un dilo, vabbè. Niente di che. Aia! Chi? Cosa mi hai preso che non ho niente? Cosa vuoi? Ah, ciao dilo, scusami. No, non mi uccidere adesso. Dai che sto cercando zona dove farmi la base. Però c'è anche molto freddo qua, vedo. Cioè, il nostro Torchi ci sta congelando male. Ma pure mi sembra una bella zona assolata. E non vorrei dire para, ma tu sei bloccato. No, peccato.
Mi sembrava bloccatissimo, sarebbe stato stupendo. Non mi calpesti, lei non mi calpesti, grazie. Qui c'è anche un bel po' di vegetazione, quindi abbiamo baccucce, abbiamo legna, sì. Sì. Devo solo trovare il punto più adatto. Oh, qua sarebbe bellissimo perché c'è una vista meravigliosa, ma siamo troppo lontani dall'acqua. E sappiamo bene che non è mai un bene essere lontani, troppo lontani dall'acqua. Ciao piccolo Bronto, tu sarai mio. Che livello sei? Tipo riesco a vedere il livello senza che tu mi schiacci male. Livello, puoi comparire. Ah! Ci ha schiacciato per davvero, un 52. Mamma mia, ci ha davvero pestato. Cioè, mi sono vista arrivare il piedone, non me l'aspettavo. Sì, comunque tu sarai nostro, appena possibile. Se non t'ammazza qualcosa prima. Se non moriamo noi prima, soprattutto. Oh, guarda, un povero dodo senza cappellino party. Oh, ti hanno lasciato, hanno escluso dalla festa, poverino. Qui abbiamo pescioline, non vedo niente di troppo brutto. Bene, trovato posto per la base, qui. Su questa spiaggetta qui. Abbiamo tutto ciò che ci può servire, quantomeno per cominciare. Vedo anche un po' di pietre, che dovrebbero, un po' di rocce, che dovrebbero darci poco metallo. Maledetti, faremo una strage ovviamente. Guarda quanti ce n'è di uccellacci sulla spiaggia, guarda quanti. Dobbiamo fare stragi, eh. Che non li voglio in mezzo ai piedi, queste creature dell'inferno. Benissimo ragazzuoli, allora questa era Ark Fjordur o Fjordur, non so dove si metta l'accento. No, non morire adesso, oh, aspetta, volevo fare l'outro, però se ci muore proprio immediately così, no, dai. Cioè l'outro con la morte, no. Non mi sembra carino, mi sembra un finale un po' del manga per chiudere questo primo episodio su questa nuova mappa che al momento ci ha regalato solo tanta sofferenza, tanto dolore. Però ci ha dato anche l'idea di un futuro più roseo. Cioè nel senso che appunto se riesco poi a trovare, quando magari abbiamo l'Optero e possiamo volare in giro per la mappa, riusciamo a trovare altre di queste zone con i barili, queste cose qua che ci danno cose a gratis, dovremmo avanzare abbastanza rapidamente. Ti ho sentito. Maledette bestiacce. Allora, dicevo, direi che per oggi da Ark Fjordur e da Torchi, dal deforme Torchi. Guarda che bellino che è. E vabbè, è tutto. Vedo gente che scappa, quindi mi sa che ora fuggo pure io. E nel prossimo episodio direi che iniziamo a costruirci la base, ci catturiamo le prime creaturine. Prima di tutto un Optero, così iniziamo ad andare quantomeno a vedere le nuove creature. Voglio almeno andare a dargli un'occhiata, poi ci vorrà l'eternità di sempre prima di poterle effettivamente catturare. Però intanto proviamo a dare almeno un'occhiatina. Come al solito io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!